Al punto in cui si trova in classifica, la Ragusa non può più sbagliare, mantenere un ritmo elevato è quasi un obbligo per la capolista, attesa domenica alla sfida che sulla carta sembra segnata. Arriva infatti il fanalino Mascalucia, ormai in campo quasi per onor di firma, stante la precaria posizione, anche se naturalmente gli etnei lotteranno fino a che la matematica non li condannerà. La Vaccara, tecnica azzurro, in ogni caso non si fida e ammonisce i suoi sul fatto che proprio in occasione di gare del genere l'attenzione rischia di scemare, per cui si perde la presa. Invece occorre mantenerla ben salda, così come la concentrazione. Il tecnico, per la gara con gli etnei, dovrà fare a meno domenica dello squalificato Nicola Arena. Non ci sarà neanche il portiere Labiso, oltre ai lungo degenti Zocco e Conti. Il Mascalucia ha perso le ultime due gare, quelle cioè di questo 2017, e certamente verrà a fare le barricate per poi partire in contropiede. Un Ragusa quindi che non può permettersi cali di tensione, anche perché alle spalle c'è un Paternò ben decisa ad agguantare gli azzurri. La società ha intanto rivolto in queste ore un invito ai tifosi ad essere presenti in gran numero sulle gradinate dell'Ecksenal.